giorno da Tempo di Libri, se è la libreria Nuova Avventura, in trasferta a Milano, alla fiera del libro Tempo di Libri. Siamo allo stand ad Elfi perché vi voglio parlare di un libro, Tokyo Express, che è appena uscito qui per Adelphi. Dunque, l'autore Matsumoto Seiko è giapponese e voi non lo conoscete molto probabilmente perché è morto un sacco di anni fa, è nato nel 1902, credo sia morto ai primi del Novecento, ai primi degli anni 90. Dunque, lo viene chiamato il Simenon giapponese. Ora, queste definizioni lasciano sempre un po' il tempo che trovano, però vi posso dire che leggendolo mi sembrava di leggere una cosa dove il tenente Colombo incontra il maresciallo dei carabinieri, dei racconti del maresciallo, di soldati, e ambedue indagano a Rimini a gennaio, nella periferia svedese, sempre a gennaio. Questo perché è un giallo che è uscito nel 1958 in Giappone su un quotidiano, è uscito a puntate, è uscito nel 1958, quindi significa che ha un tempo, dei ritmi, un gusto un po' vintage, se vogliamo, tempi lunghi, spazi, silenzi, non c'è tutto il thrilling che c'è adesso. Ad esempio, ora credo con Case Scarpetta, quindi dei primi anni 90, l'anatomopatologo ha un sacco di importanza. Qui quello che apre il cadavere viene risolto in tre righe, che dice sì, i defunti sono morti così, e chiusa. È un giallo, ci sono un uomo e una donna che vengono trovati morti in una scogliera di pietra, a fianco, bene, un suicidio, però c'è un dettaglio che non torna, e l'investigatore della polizia, quello che assomiglia un po' al tenente Colombo con la giacchetta lisa, che si sente stanco e sfiduciato, nota questo dettaglio e allora c'è qualcosa che non torna, inizia a pensarci, poi l'investigazione passa a un altro poliziotto che da questo dettaglio inizia a risalire, a ricostruire. Se questa cosa non torna, allora forse non è così che sono andate le cose, se le cose non sono andate così, troverò anche il motivo per cui è successo. Vi dicevo che è un giallo un po' vintage, io direi che è un giallo classico del gusto dei Poirot, perché è tutto un lavorio di piccole celluline grigie, perché questo Tokyo Express è l'indagine che viene fatta da questo poliziotto per capire cosa è successo, ma ripercorrendo in un certo senso passo passo i movimenti di quello che potrebbe essere l'omicida, ripercorrendo nello spazio e nel tempo, perché è ambientato in tutto il Giappone. Il cadavere viene trovato immiso in una spiaggia del Giappone meridionale, ma il poliziotto riarriverà fino a Hokkaido, al nord. E essendo ambientato nel 58, qua che io parlavo di uno stile un po' lento, lui viaggia piano, viaggia in treno, manda i telegrammi, calcola, allora il telegramma arriva tra 2 ore, loro mi rispondono, quindi io tra 5 ore dove sarò per avere questo telegramma? C'è un senso un po' retro di questo passato che è diverso dal Giappone che ci aspettiamo. Non ci sono i samurai, non ci sono le geishe, queste cose qui, ma non è neanche il Giappone sparato, il Giappone psichedelico, il Giappone di Murakami, se no, no. È un Giappone che per certe cose assomiglia tanto alla provincia italiana degli anni 50. C'è una donna che aveva un soprabito vistoso, l'avranno notata tutti, addirittura la donna col soprabito vistoso però sotto indossava un kimono, quindi era un po' vestita all'occidentale, un po' alla tradizionale, motivo in più per notarla. E secondo me è della famiglia, questo giallo, dei gialli della camera chiusa. Giallo della camera chiusa era una tipologia di giallo che ora non si usa più, molto classica. C'è il morto in una stanza chiusa da dentro e bisogna capire come sia possibile che qualcuno abbia ucciso una persona, però la stanza è chiusa da dentro. E questo anche se ambientato in un luogo all'aperto, perché i due cadaveri, un uomo e una donna, sono su una spiaggia, è un'indagine mentale che segue un po' questi canoni. Non vi posso dire di più perché c'è sempre il rischio di spoilerare. Se vogliamo dare 3 motivi per leggere Tokyo Express di Matsumoto Seiko, edito dalla Delphi, è: 1, che è un bel giallo classico, come magari, ecco, Agatha Christie l'abbiamo letta tutta, Simenon l'abbiamo letti tutti. Questo tipo di giallo è nuovo, pur essendo di 60 anni fa. Ha un secondo motivo, è un bellissimo prodotto intellettuale, veramente un giallo dove
arma in possesso dell'investigatore è la mente. Peraltro poi scopriremo come in Giappone gli orari dei treni sono una scienza esatta, al pari direi della geometria euclidea. E poi perché, il terzo motivo, c'è una profonda delicatezza dello scrittore, dell'autore verso i suoi personaggi e degli investigatori verso i casi umani, nel senso proprio... casi umani ora non è un bel termine, allora diciamo i casi della vita delle persone su cui va a indagare, perché si parla di amore, si parla di passioni però vissute magari con vergogna perché siamo pur sempre in Giappone, e tant'è che tutta l'investigazione, tutta la macchina mentale parte da un piccolo dettaglio che vi dicevo prima, non vi dico quel dettaglio, ma da un'osservazione che una persona fa. È una questione di gentilezza, c'è un dettaglio fuori posto e l'investigatore pensa che sia fuori posto per una questione di gentilezza. Vi leggo solo una cosa che per darvi idea della prosa, quando vengono trovati i due cadaveri. Davanti al promontorio si estende un cordone sabbioso che chiamiamo Umino-Namatichi, il sentiero del mare, in fondo al quale il profilo montuoso di Shika fiora dalle acque. Questo promontorio si chiama Kashigata, su cui Otomo Notabita, governatore, scrisse i celebri versi: andate giovani alla baia di Kashi, bagnate le maniche delle candide vesti per cogliere le alghe da mangiare al mattino. Ma la arida realtà del presente non rifletteva in alcun modo i sentimenti di quei nobili tempi. Alle 6:30 di un gelido mattino, il 21 gennaio, un operaio attraversò la spiaggia. Non stava andando a cogliere le alghe da mangiare al mattino, bensì a lavorare in una fabbrica di Najima. È un giallo che merita di essere letto, è un tipo di letteratura che merita di essere riscoperto e direi grazie alla Delphi che ce ne ha fatto uno. Da Tempo di Libri, Stand a Delphi, la libreria Nuova Avventura e il libraio in trasferta vi salutano. Ciao!